E 60 anni fa l'emissione del mitico Gronchi Rosa, uno dei più celebri e rari francobolli italiani, valutato migliaia di euro. Tutto grazie a una svista. Adriano Montibuzzetti. È il santo graal dei collezionisti italiani, emissione postale di proverbiale rarità e per questo collocata nel pantheon di una filatelia che sin dal 1840 idolatra l'errore come virtù che rende unico un prodotto altrimenti seriale. Il leggendario Gronchi Rosa, creato 60 anni or sono, non fa eccezione alla regola. Parte di una serie stampata per celebrare il viaggio del terzo presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, in Sud America, il francobollo era dedicato alla tappa peruviana. Uscì nel giorno di Pasquetta del 1961, ma per un abbaglio del bozzettista i contorni del paese andino vennero riportati in modo erroneo, omettendo l'allora recente acquisizione territoriale del triangolo amazzonico. Proteste dell'ambasciatore di Lima e frettolosa corsa ai ripari solo 24 ore dopo con una nuova emissione di colore questa volta grigio e con i confini corretti. Intanto però poco meno di 80.000 esemplari fallati avevano già preso il volo. Nasceva così una leggenda della filatelia quotata, a seconda delle specifiche e dello stato di conservazione, dai 2.000 alle decine di migliaia di euro. E poco importa se gli esperti ricordano che sul mercato esistono pezzi italiani molto più rari, antichi e prestigiosi, quel quadratino dentellato ormai è presenza inamovibile nell'immaginario dei filatelici, preziosa reliquia di quell'era postale senza internet, dove vigeva ancora la certezza che i presidenti di oggi sarebbero diventati i francobolli di domani.